Alla fine sono stati tutti scontenti o, se preferite, tutti mezzo contenti. Il pareggio è stato un brodino per entrambe, ha mosso la classifica, ma non ha dato nulla di più in termini concreti per quello che riguarda la graduatoria. Al derby d'Abruzzo tra Pescara e Lanciano comunque si chiedevano alcune risposte. La partita di ieri sera le ha in parte fornite. Intanto ha detto che il Pescara ha ancora parecchia strada da fare per uscire dal tunnel. La crisi non è certamente finita e le due vittorie consecutive che avevano preceduto la sconfitta di Modena erano solo illusorie. Il Lanciano dal canto suo ha mostrato qualcosa di più, ma ha anche evidenziato qualche carenza, soprattutto caratteriale. Tanto per capirci, la grande squadra, quella che punta a vincere il campionato, queste partite le vince, le fa sue, non le tiene in vita fino alla fine, le chiude e porta a casa i 3 punti. Anche con un pizzico di cattiveria. Ecco, i frentani questo non lo hanno fatto. Dopo un primo tempo tutto sommato deludente, almeno dal punto di vista delle occasioni, i rossoneri hanno avuto la forza di trovare il vantaggio in avvio di ripresa con Monachello, sfruttando una delle debolezze pescaresi. Ma dopo non hanno saputo dare il colpo di grazia a una squadra che appariva in ginocchio, in difficoltà soprattutto psicologica, e alla fine il solito Melchiorri ha trovato all'ultimo respiro di partita il gol del pareggio. Ma la partita ha detto anche altro, intanto che la frattura tra il Pescara inteso come squadra e la tifoseria appare insanabile. La contestazione iniziale era un'avvisaglia che i giocatori non hanno colto, oppure l'hanno colta e non condivisa. Questo ha causato il mancato saluto finale ai tifosi e la susseguente contestazione che ha bloccato la squadra nel dopo partita. Dopo ieri sera, la strada della riappacificazione non potrà passare solo attraverso qualche vittoria. Ci vorrà soprattutto altro. E poi l'assetto tattico del Pescara. È vero, Baroni aveva gli uomini contati. Ha provato a giocare la carta a sorpresa, quella di Sow. Ha mischiato le carte in campo, ha girato gli uomini, finendo poi per perdere il filo e la squadra è andata in confusione. Segnale questo abbastanza preoccupante. Il Lanciano, come detto, ha sentito forse troppo la partita, soprattutto all'inizio. La tradizione nel calcio conta, i frentani non avevano mai vinto all'Adriatico e non lo hanno fatto neppure questa volta. Sono rimasti schiacciati sotto il peso di un mix di tradizione negativa e forza mentale. Diciamola tutta, alla squadra di D'Aversa è mancata la cattiveria agonistica, quella che ti fa vincere questo tipo di partite. La strada da fare è ancora lunga, i problemi da una parte restano, i dubbi dall'altra rimangono. Il derby è alle spalle, ma il futuro, soprattutto per il Pescara, è rimasto tutt'altro che roseo.